ho anche pronto il banner, eccolo qui, coach Marco Crespi con una maglietta vintage oggi. Adatta ai tempi che corrono. 1985. Aspetta che tolgo, guarda Marco così si vede meglio. Ecco, ecco. Questa è veramente una perla. Questa è una chicca. Sergio Tacchini. Poi vittoria in campionato contro la Scavolini 2-0, si giocava al meglio delle tre, e vittoria in Coppa Korać contro Varese in quel di Bruxelles. Eccoci. Ma soprattutto 1985, coach Crespi era ancora lucidissimo perché era tre anni prima di me. Perché tre anni dopo poi è venuto a chiedermi se andavo a allenare con lui, quindi aveva perso un attimo. Ah, okay. 1985, vittoria nel campionato allievi dopo 20 anni, un titolo giovanile, quindi under 15 adesso, in quel Todi con Matteo Anchisi e Alessandro Tulli protagonisti. Grande 71, tour. Il grande gruppo dei 71 di Milano. Anche se l'annata era 70, loro erano 70, così bravi che giocavano con 71. Nel 70 c'era fratello di Paolo Maldini. Grande Malda, vero. Poi è diventato franchise player alla Victor Roth. Questa è una notizia che so perché più tardi l'ho incrociato nelle minors. Comunque, questa entrata mi è piaciuta, parlavamo del basket milanese. La maglietta di coach Marco Crespi che richiama momenti di gloria dell'Olimpia, perché siamo nel tema, entriamo nel tema, che sono i playoff ovviamente, quindi la serie dell'Arman Exchange con l'Efes si sapeva durissima prima ancora di cominciare, è arrivata una sconfitta abbastanza dura in gara 1, in gara 2 è successo di tutto e alla fine è arrivato l'1-1. Persi Ciaccio Rodriguez e Malcolm Delaney probabilmente per gara 3 e 4, credo proprio al 99% non ci saranno. A questo punto entrerei nel topic chiedendoti, Marco, che cosa ti aspetti possa accadere a Sinan Erdem proprio dal punto di vista delle due partite. Parlerei di gara 3 in realtà. Io tornerei anche a gara 2, agli ultimi minuti, perché infortuni prima fuori Delaney e poi fuori Rodriguez, che aveva giocato una partita di grande qualità e dai numeri importanti, e credo che quello adesso come provocazione, ma Rodriguez che rimane in campo, Milano perde sfortunata di uno sull'ultimo possesso, e invece credo che l'assenza di due giocatori che hanno una presenza molto diversa in questa squadra ha fatto scattare qualche cosa. Credo che le stagioni possano girare per qualcosa che non è assolutamente controllabile o che non viene scelto. Shields, dopo la fiammata all'inizio del terzo quarto per la rabbia di non aver fatto, diciamo, zero canestri tranne quello finale del secondo quarto, ha la palla in mano, c'è uno spacing dove tutti stanno aspettare quello che fa Shields, Devon Hall, e ci sono più tocchi e succede quello che è successo. Credo che quando ci sono dei segnali tecnici, non voglio citare dei segni del destino, prima ero dietro le quinte, sentivo che Marza ci deliziava con tutte le sue massime, non mi metto al suo livello, però ok, gara 3, gara 4, senza point guard, senza condizionamenti, perché poi dobbiamo dircelo chiaramente, la presenza di Delaney negli ultimi mesi era un condizionamento. Vediamo cosa fa Delaney, vediamo se gioca bene Delaney, o Delaney come gioca male, oddio non possiamo toglierlo perché è una prima punta, adesso Delaney non c'è, speriamo che ci sia Rodriguez, ma se ci fosse, avete detto che probabilmente non ci sarà, ma io non sono così preoccupato, perché gli ultimi minuti di gara 2 secondo me sono stati un segnale importante che si può giocare comunque. Sì, sì, anche come messaggio che è stato lasciato ai giocatori dell'Efes che sono andati via da Milano, fossero state invertite i due eventi, cioè Milano avesse vinto gara 1 e l'Efes avesse vinto gara 2, era molto diverso. Invece così, come dire, non è questione di inerzia, ma è questione proprio di sensazioni, di cose che possono capire, credo che ti riferissi ai giocatori proprio, alle due squadre, in quanto sono loro che ormai si conoscono e davvero i dettagli fanno la differenza in una serie con partite così ravvicinate. E credo che ovviamente se c'è Delaney, se c'è Rodriguez, è da un punto di vista tattico e quindi strategico, è un punto di riferimento importante il loro pick and roll e lo slamento. Se non ci sono diventa più difficile. Efes, conosco benissimo Ataman, grandissimo, istrione,
magari con qualche idea tattica, non sicuramente il più grande lavoratore anche nell'avvicinarsi a preparare una partita. E poi, come in tutti i playoff, conta anche avere i bersagli da attaccare in difesa. Ok, playoff NBA, playoff Eurolega, scegliere chi attaccare. Beh, le due stelle dell'Efes sono due giocatori da attaccare. Senza Rodriguez e senza ogni tanto le amnesie di Delaney, non ci sono, diciamo, tra gli small giocatori da attaccare nell'Olimpia Milano. Marco, vado subito, mi leggo al discorso Milano, perché così, confrontandomi con un po' di gente, è emersa l'idea che Milano potrebbe, viste le condizioni di assoluta emergenza, provarci fino a un determinato punto della gara, soprattutto se non ci fosse il Ciacio martedì, ma potesse recuperare meglio per giovedì, in gara 3, cioè provarci fino a un certo punto, e poi nel caso dovesse vedere, dovesse avere un divario importante o qualcosa del genere, magari darla su, mollarla. E proprio per quel discorso Efes che accennavi tu, l'istrione Ataman, diciamo anche un po' presuntuosi in casa Efes, magari far pensare che dopo una sconfitta di Milano larga martedì sia fatta giovedì, e allora sfruttare in quel momento il rientro di Rodriguez. Sono discorsi che si possono fare, sono soprattutto discorsi che possono entrare in una ottica messiniana, direi. Ma io penso che è un discorso che non può essere fatto prima, cioè durante la partita, ultimo quarto, divario significativo non recuperabile per nella mente non nostra ma dello staff tecnico, o dello staff tecnico vedendo il linguaggio del corpo dei giocatori, allora lo decide a quel momento. A priori, dicendo beh, puntiamo tutto su gara 4, assolutamente no. Perché? Perché io penso che l'Efes viva sicuramente di qualcosa tattico e poi della rivalità, di gelosia, ma in senso positivo, tra due giocatori che giocano ogni possesso finale. E credo che quella come arriveranno all'ultimo quarto sarà importantissimo. Nell'ultimo quarto di vario netto, allora fai una scelta, diciamo così. Però non vedo l'Olimpia Milano che va a giocare gara 3 dicendo beh, poi avremo anche gara 4. No, no, certo, io intendevo ovviamente durante lo svolgimento della partita, cioè non di darla durante lo svolgimento della partita, sì, ma questo potrebbe succedere. Io, cioè, sinceramente, anche rispondendo alla tua domanda, non vedo che Milano va lì e è sotto di 20 punti all'inizio dell'ultimo quarto. O se lo è, non è che adesso ci riposiamo per facciamo vedere che siamo così scarsi e poi battiamo gara 4. Non penso possa succedere. Ciao coach, buonasera. Mi collego al discorso Milano, ma lo amplio un po'. Lo scorso anno il Real aveva messo molto in difficoltà l'Efes con quella zona 3-2 con Garuba in punta, li mise fortemente appunto in affanno. In realtà poi alla fine queste difese a zona molto tattiche non è che si vedano tantissimo ultimamente in Eurolega. Pensi che possa essere, non dico questa soluzione, ma una soluzione di questo tipo possa metterla in campo Milano, e non solo magari Milano contro l'Efes, ma penso anche per esempio all'Olympiacos col Monaco come elemento anche di novità, no, per in vista di gara 3? Beh, penso che dipenda da quanto è convinto un allenatore. Messina non fa uso della zona, e quindi, cioè, se si deve provare qualcosa di tattico senza essere convinti per primi, senza trasmettere, credo che sia complicato. Sul tuo discorso della zona del Real, zona dispari, cioè poi alla fine le zone, o meglio l'inizio dello schieramento di zona, è per far sì che nel momento in cui ci sarà un pick and roll per giocare nel lungo o per scambiare il difensore per puntare quello più scarso, se ci sono i tre small, magari con quello con la taglia più importante in mezzo, significa che fai un cambio, chi Larkin adesso sarà marcato da un piccolo e con Torrol c'è un giocatore di taglia. Quindi alla fine sono schieramenti iniziali, ma poi conta come sei pronto e te lo sei costruito durante la stagione a livello mentale di difendere contro un pick and roll finale.
Marco, torno, cambiamo serie, diciamo, e passiamo al tema Trinchieri. La partita di gara 2 tra Barcellona e Bayern ha mostrato una cosa abbastanza chiara, che tra l'altro ha sottolineato anche Jasikevičius nel post partita, ovvero ci hanno lasciato tanti possessi in post basso, però lì hanno fatto raddoppi, a volte hanno triplicato, eccetera, eccetera, cambiando un attimino quelli che erano i nostri equilibri, e non ci abbiamo capito niente. Questo è stato il succo delle parole di Jasikevičius. Ecco, mi leggo al discorso Mirotić. Mirotić ha avuto più tiri in post rispetto alla sua media di tiri sul perimetro da tre punti. Ha giocato più possessi, addirittura 2.7 possessi in più rispetto alla sua media nella stagione regolare di tutta l'Eurolega, ed ha fornito numeri largamente inferiori sia come punti che come valutazioni rispetto a quelli della stagione regolare. Al di là della, chiamiamola, magata, aggiustamento, chiamiamola come scelta di Trinchieri vincente, può essere il vero problema del Barcellona per il proseguimento della serie questa situazione di Mirotić, che le mani addosso in post le ama decisamente meno rispetto al suo rendimento sul perimetro, dove è un po' più tranquillo, diciamo? No, penso che diminuire i possessi sul perimetro sia diminuire qualcosa che è più difficile da difendere. Come ha fatto il Bayern, se la palla va in post basso, si può assolutamente, mettendo pressione sulla palla, poi raddoppiare da diverse posizioni, dalla punta, dal lato debole, dal passatore, e quindi costringere anche a una lettura tattica che, sotto la pressione fisica che il Bayern sa mettere, Mirotić, benissimo, genio, ma sotto pressione fisica molto meno genio. Quindi far arrivare la palla in post basso è sicuramente qualcosa di più difendibile di squadra. Credo che Jasikevičius, che sicuramente è uno che sa di pallacanestro, c'è una situazione dove è più difficile raddoppiare e triplicare, e cioè far arrivare la palla a Mirotić in post basso nel mezzo angolo nei primissimi secondi dell'azione, perché quando ti sei accoppiato in transizione non sei ancora organizzato. Quando la palla va a Mirotić con dopo un blocco, allora raddoppia quello, questo. In transizione è più complicato, e quindi credo che il Bayern potrà pensare a, bene, Mirotić che corra davanti subito, senza nessuna chiamata, senza neanche senza mezza situazione di gioco, martellare la palla in post basso, perché lì può esaltare il suo talento e il Bayern non fa in tempo ad arrivare a raddoppiare. Paglia, ti faccio una domanda in mezzo, anche perché mi è venuto in mente che con coach Crespi abbiamo commentato Venezia-Ulm di Eurocup, e la domanda che ti volevo fare, Marco, era proprio relativa alla parte di tabellone che si è venuta a formare con il colpo che ha fatto Ulm eliminando la testa di serie numero 1. Vedete sotto, scorrono i risultati degli ottavi di Eurocup, la Gioventù di Badalona, che sembrava dovesse fare un Eurocup di vertice, invece la formula l'ha punita. Ora ti chiedo, l'allarme secondo te deve essere bene acceso in casa Virtus, perché con Ulm hanno già giocato, hanno già vinto, sanno chi sono. Questo secondo te è un problema, o credi che la Segafredo da questa cosa, cioè dalla sorpresa, abbia un bel vantaggio? Io penso che il fatto che l'Ulm ha già fatto una sorpresa, l'Ulm ha già battuto la Virtus Bologna, siano a livello mentale anche facilità nell'avvicinarsi, non solo per Scarione nel preparare la partita, nell'avvicinarsi alla partita di ogni singolo giocatore. Credo che la Virtus come società metta, ok, una pressione superiore sul risultato all'Eurocup, anche di quella che già noi leggiamo e percepiamo, notevole. Non penso ci possa essere, però vedo tutto questo in positivo perché? Perché comunque dopo la pessima partita in casa con l'Olimpia Lubiana in Eurocup, dove Scariolo era assente per Covid, Bologna ha cominciato a fare scelte su chi gioca, poi si è fatto male Cordinier, però c'erano scelte significative con Teodosic anche in una partita di campionato, gli ultimi 12 minuti seduti per la sua difesa da illegale in senso negativo. Quindi credo che Bologna sia pronta, poi può giocare una partita buona, vivere di percentuale. Hackett e Scenghelia sono due giocatori che, sfidati al tiro da tre,
la percentuale non la controllano, però credo che soffrendo, sbuffando, soprattutto con questo precedente, anche con la vittoria di vince. Mi collego al discorso Eurocup, infatti giustamente si è inserito Elle con il discorso Virtus, io parlo invece del Partizan, che è la squadra che ci ha rimesso le penne, no? con questa formula di quest'anno, ha finito persino Obradovic sulla graticola, visto che comunque è saltato quello che era il principale obiettivo stagionale, come per la Virtus, anche per il Partizan, quello di arrivare in fondo per avere poi il lasciapassare per l'Eurolega. Vista col senno di poi, visto che ne abbiamo parlato anche all'inizio della stagione, ne abbiamo parlato durante la stagione di questa formula di Eurocup, non pensi sia stato un paradosso esporre i top team e i top personaggi anche della competizione a questa situazione qua? Innanzitutto la sconfitta del Partizan è per tutti gli appassionati di basket da festeggiare. Esatto, incredibile, partita incredibile quella di Belgrado. Fantastico. Sia per la partita sia perché il Partizan decide di raccogliere somme ingenti di denaro, ok, per andare a fare una lista di giocatori, devo dire anche abbastanza casuale, distribuendo gentili favori a ogni singolo agente. Se guardiamo la lista dei giocatori del Partizan, tutti gli agenti principali sono presenti, e allora festeggiamo la loro sconfitta, perché non è appoggio morbido, facendo una scelta politica, lasciamo perdere la provenienza del denaro, non è questo l'argomento, ok, ma scelta politica di buoni rapporti con tutti, soddisfazione di tutti, dobbiamo tenere rapporti con tutti, ok, scelta di giocatori, voglio dire, scelgo Bradovic come allenatore che sappiamo cosa può esigere un suo giocatore, forse il 10 su 12 non c'entrano nulla con il basket di Obradovic, e infatti giocavano quasi con l'ansia, dicendo io non ci arrivo. E allora, benissimo, ripeto, festeggiamo la sconfitta del Partizan. Tornando alla tua domanda, questa è una formula demenziale, cioè nel 2022 fare spareggio secco in casa della prima classificata in una stagione regolare a 10 nel momento del Covid, sinceramente qualcuno aveva dei problemi mentali quando la pensava. Oh, finalmente, grande, finalmente lo sostengo dall'inizio dell'anno. Questi due maledetti mi prendono in giro, ma non è vero, dai, su questo assolutamente sulla formula di Eurocup no, dai, assolutamente. Marco, aggiungo un'altra cosa. Tra gara 1 e gara 2 di playoff di Eurolega abbiamo visto in almeno 3 serie un ribaltamento non solo del risultato, ma anche proprio di quello che è avvenuto in campo, magari meno in quella di Milano, ma soprattutto nelle altre due, quella dell'Olympiacos e quella del Barcellona. Abbiamo visto proprio situazioni anche tecniche totalmente opposte rispetto a quello che ci sembrava quasi una certezza dopo gara 1. Ecco, da allenatore, come si cambiano queste cose? Chiaramente non ti puoi allenare tra gara 1 e gara 2, non c'è tempo. Come si cambia la testa dei giocatori? Come li si convince ad applicare qualcosa di differente da quello che si è preparato in gara 1 e ad essere poi pronti a farlo? Perché a parole è facile, ma essere pronti a farlo in campo in gara 2 a meno di 48 ore da quello che è stato l'esito del primo episodio. Io penso che nel momento in cui si costruisce una squadra non come lista dei giocatori, sul campo come modo di giocare, i giocatori devono avere in questo basket degli utensili, cioè far capire quali possono essere gli utensili, quindi le varie, anche stiamo parlando di difesa, di scelte tattiche, in realtà le varie situazioni a cui possono ricorrere e saperle come usare. Allora poi, anche nel giro di 48 ore, se hanno conoscenza di utensili, sanno come usare, ecco che si può cambiare. E altrimenti non è impossibile. La magata tattica tra gara 1 e gara 2 senza una conoscenza di come usare gli utensili non esiste. Cioè, poi può esistere se si chiacchiera al bar, in qualche chiacchierata, un titolo di giornale, ma non esiste la magata. Esiste una squadra che sa come cambiare faccia a livello tattico perché ha conoscenza degli utensili. Mi ha sorpreso il fatto che il Monaco abbia
stupito l'Olympiacos, che mi sembrava una squadra molto limitata, però ha fatto un risultato strepitoso, credo che sia la squadra rispetto al potenziale che ha fatto un risultato nettamente superiore, cioè rapporto qualità-prezzo, ma non prezzo come inteso monte salari, ok, come quota di talento, e mi ha sorpreso che si è sfaldata così tanto. Pensa che stavo per chiederti proprio una curiosità su questa cosa, cosa ti aveva colpito dell'incredibile doppia partita tra Olympiacos e Monaco, ma ho da chiederti l'argomento di riserva, che è altrettanto inspiegabile, almeno per me, che ho fatto molto spesso il Real Madrid negli ultimi due mesi, e niente, si è alzata la palla 2 di quella gara 1 e il Real Madrid, che per la verità nel weekend prima aveva già fatto una partita offensivamente rilevante, 93 punti mi pare contro Breogán, comunque detto questo ha fatto 30 su 64 da 3 in due partite contro il Maccabi. Io capisco che il Maccabi possa non aver giocato come aveva giocato gli ultimi due mesi, però come te la spieghi? Te l'aspettavi e come te la spieghi? Ma penso che il Real Madrid, poco prima che finisse la stagione regolare, anche come club, e il club ovviamente supporta le scelte di Lazo, anche se Lazo da buon democristiano poi se ne è un po' nascosto, ha fatto delle scelte importanti a livello di chi fuori, chi dentro nel roster dei giocatori. Quindi in un momento in cui anche un grande club che ha come obiettivo arrivare alla Final Four, mi sembra che per Lazo sia la settima Final Four in 10 anni, ok, quella, diciamo, quella presa di decisione, quindi non accettare che tutto dovesse andare con il fatto che beh, tanto però quello lì fa così, non aspettiamo la fine della stagione, decidiamo adesso, credo che abbia cambiato a livello mentale la stagione del Real. Che in effetti in queste due partite contro il Maccabi ha fatto fare una figura di squadra che in autunno era parsa in effetti ai più, cioè il Maccabi, una squadra, come dici tu, piace dire a te Marco, poco seria per quanto si era visto. Poi gli ultimi due mesi avevano trovato questo modo, non so cosa sia successo, è arrivato Avievena al posto di Speropoulos, però non so cosa scatti, però sono tornati sulla terra quasi. Perché penso che alla fine sì, cambi qualche cosa, cambi allenatore, così hai una scossa per salvare la faccia, però ripeto, non hai quegli utensili di cui abbiamo detto prima. E nel breve periodo poi svanisce, evapora. Sì, sì, specie se trovi poi, per tua sfortuna, il Real Madrid. Perché ricordiamo... Il Real invece ha fatto il contrario. Non stiamo lunghissimi. Decidiamo, ok, tu e tu, ok, state un po' a guardare adesso perché ci avete rotto, ok? E quindi si gioca e gioca chi è stato eletto, non chi aveva il contratto. Che ha giocato una partita incredibile. Tra l'altro mi viene da pensare che, ricordiamolo a tutti, il Maccabi è stata la squadra di fatto l'unica che ha avuto realmente la possibilità di scegliere se giocare con il Real Madrid o contro l'Arman Exchange, giocando l'ultimo recupero col Fenerbahce. Ma non so se hanno... Questo è il discorso veramente quasi stupido del senno di poi, quando mi avevano chiesto, ma tra Efes e Maccabi chi è meglio per l'Armani? No brain decision, non c'è assolutamente possibilità, perché sì, è il Maccabi però atleticamente più forte. Benissimo. Ho capito. Benissimo, però ce la giochiamo, ecco. Cioè, poi alla fine allora, la domanda poteva pensare, io tra l'altro ho commentato quel Maccabi-Fenerbahce, c'è stata una partita strana, perché il Maccabi ha giocato una partita, onestamente, non ero uno di quelli che pensava che avrebbero fatto ragionamenti, però ha giocato una partita dove si vedeva, probabilmente nel retro loro pensiero, che sapevano che vincendo sarebbe successo questo, e forse qualcosa non li convinceva, non so se... non hanno dato l'impressione di una squadra che voleva vincere. Vero, determinatissima. Poi l'hanno vinta perché erano cortissimi, hanno avuto una serataccia, non potevano non vincerla quasi. Però, l'impressione alla fine, mi sa che avevano ragione, doveva ragionare un po' di più. Sì, però forse andando in campo in quel modo lì, non arrabbiati, infatti poi... Anche sono usciti invece neanche arrabbiati perché sono stati schiaffeggiati due volte. Esatto. Meglio stati sempre arrabbiati sul campo. Sì, sì, sono stati veramente disintegrati come non pensavo mai sarebbe successo, e invece sì. L'ultimissimo flash, Marco, ti chiedo, molti mi dicono capolavoro del Barcellona, del Bayern a Barcellona, ma in realtà il Bayern in due giorni, il Barcellona non lo può battere mai due volte. Io credo che al di là della qualità del gioco
e del lavoro di Andrea Trinchieri dipenderà dal sistema nervoso del Barcellona. E cioè, se diciamo quello che ha detto, perché poi abbiamo parlato della difesa contro Mirotic, e ma forse anche il Bayern mi sembra che abbia segnato 95 punti, e forse non 90, è solo la 90, difesa, 70, 90. Ok, che mi sembrano eccessivi, ecco, e quindi secondo me se il Barcellona ha dentro qualche cosa, ovvio, rimane favorito, per così, però io sono pronto a scommettere su Bayern che porti a casa sicuramente almeno delle quattro partite, sicuramente una gara 5 al Frau, che tra l'altro sarebbe il bis della gara 5 del Mediolanum Forum dell'anno scorso per il Bayern, quindi avrebbero già il vissuto, perché ricordiamoci sempre che una delle grandi leggi dello sport è che ti devono spezzare il cuore sul traguardo, e al Bayern è capitato proprio l'anno scorso, quindi sarebbe, speriamo che tutte le gare, le serie finiscano a gara 5, come sai, Marco. Sicuramente. Grazie mille e ci sentiamo presto per commentare magari le quattro partecipanti al Gran Ballo di Belgrado. Grazie Marco Crespi. Molto grazie. Ciao a tutti. Ciao Marco. Ciao.